Allora, ciao a tutti. Oggi sono qui per mostrarvi come realizzare il mio bracciale piuma. Ecco qui. Allora, questo bracciale secondo me è molto molto carino. È leggerissimo perché è fatto con le Delica Super 2, quindi materiali molto leggeri e soprattutto molto reperibili, facilmente reperibili. E spero che il tutorial vi sia utile e adesso passiamo all'elenco dei materiali. Allora, per realizzare questo bracciale abbiamo bisogno di Super Duo, poi abbiamo bisogno di cipollotti 3x4 mm, cipollotti 3x2 mm, e tre colori di Delica 110. Io userò gli stessi del bracciale che ho già realizzato in modo da mostrarvi anche come posizionare i colori, e delle rocaie 110 Miyuki e delle rocaie Miyuki 150. Io uso un ago John James numero misura 10 e del filo Fireline 015 Crystal. Passiamo adesso alla realizzazione del tutorial. Allora, inseriamo sul lago 4 Super Duo, le portiamo alla fine del filo e chiudiamo a cerchio. Ripassiamo nelle perline e chiudiamo a cerchio in questo modo. E facciamo due nodi. Uno e due. Abbiamo questo. Entriamo con l'ago in una delle perline. E inseriamo sul lago 4, inseriamo una perlina, una 150 in ogni spazio. Quindi una, due, tre, e quattro. Usciamo solo dalla Super Duo e tiriamo bene il filo. A questo punto giriamo il lavoro ed entriamo nel foro della Super Duo in alto e abbiamo questo risultato. Successivamente inseriamo una 150, un cipollotto 3x4, una 150 sul lago. Ed entriamo nel foro successivo della Super Duo successiva in questo modo. Continuiamo rientrando nella 150, nel cipollotto e nella 150 che abbiamo inserito all'inizio. Mettiamo sul lago 5 150, quindi 1, 2, 3, 4, 5 ed inseriamo lago nella 150 il cipollotto e la 150 successiva in questo modo e tiriamo bene il filo creando un picot sulla Super Duo. Allora, a questo punto dobbiamo, vedete, sono uscita dalla 150 a fianco al cipollotto, rientro con l'ago nelle 150, nelle prime due 150 del picot. Salto quella centrale ed entro nella 150, nelle due 150 successive, queste due. Tiro bene il filo per far creare bene il picot e inserisco sul lago 7 150, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
e entro nelle prime due 15-0 del picco successivo. In questo modo. Salto alla 15-0 centrale ed entro nelle due 15-0 del picco successive. Tiro bene il filo, 14, 14, delica, 14, delica, 11, 0. Inserisco l'ago nella punta, nel 15, 0 del picot successivo. In questo modo. Allora, a questo punto ho completato il giro dell'inserimento delle 14 delica per ogni lato e sono uscita dalla prima delica. Del primo picot di delica che ho realizzato e andrò a fare una lavorazione peyote col secondo colore di delica. Quindi inserisco sul lago una 11-0 delica, salto la delica successiva ed entro in quella immediatamente dopo, in questo modo. Di nuovo una delica sul lago, salto una delica. E entro in quella immediatamente successiva. Di nuovo salto una delica, delica sul lago ed entro in quella immediatamente successiva. A questo punto, per creare la punta, inserisco una 15-0 sul lago ed entro direttamente nella delica immediatamente dopo, senza saltare niente, per creare la punta. Ripeto. In questo modo. Vedete, non ho saltato nessuna delica, ma sono rientrata direttamente in quella successiva. A questo punto continuo con la lavorazione peyote ed entro saltando sempre l'altra delica in quella immediatamente successiva. Di nuovo delica sul lago. Salto una delica ed entro in quella subito successiva. Salto di nuovo un'altra delica, salto una delica ed entro in quella immediatamente successiva. Adesso bisogna fare questa lavorazione per ogni lato del quadrato e per continuare il lavoro non rientro nella 15-0 ma entro direttamente nella delica immediatamente dopo la 15-0 senza passare nella 15-0 in questo modo. Allora, ho terminato il giro e mi sono portata ad uscire col filo nella prima delica che ho inserito nel secondo colore. Quindi, adesso procediamo con il terzo giro col terzo colore di delica per andare a terminare la decorazione peyote. E quindi inserisco il terzo colore di delica sul lago, una delica 11-0, e inserisco l'ago nella delica successiva, in questo modo. E continuo in questo modo, inserendo sul lago di nuovo un'altra delica verde. In punta invece andremo ad inserire due 15-0 per poi passare con l'ago nella 15-0 che abbiamo inserito nella punta, in questa maniera. Poi, sempre 2-15-0 sul lago e andiamo ad entrare nella delica dell'altro angolo, in questo modo. Continuiamo invece adesso con la lavorazione col terzo colore di delica, quindi una parte sul lago e continuiamo. Arrivati a questo punto, invece, inseriamo sempre 2-15-0 sul lago, 15-0, ed entriamo nella delica immediatamente successiva più sporgente, quindi quella del secondo colore. Tiriamo il filo ed abbiamo questo risultato. Siamo arrivati all'ultimo passaggio inserendo 2-15-0 sul lago ed entrando nella delica immediatamente successiva del secondo colore, cioè questa, e poi usciamo col lago
Nella prima delica verde più sporgente. E adesso dovremo andare a finire la decorazione in peyote inserendo sul lago una 110, una rocaille 110. Entriamo con lago nella delica verde successiva. Poi entriamo nella delica subito successiva del secondo colore e infine entriamo con l'ago nelle due deliche che abbiamo inserito sull'angolo. Poi mettiamo sul lago 3150, 3150 ed entriamo nelle due deliche immediatamente successive più sporgenti. Per andare a creare un angolo in questo modo. Entriamo poi senza inserire nulla nelle due deliche successive, in questo modo, di nuovo una 110 sul lago ed inseriamo tra le deliche verdi in questa maniera. Entriamo nella delica successiva senza inserire nulla, nelle due 150 centrali e di nuovo nella delica successiva per portarci col filo ad uscire nella delica verde sul lato. Allora, a questo punto ho terminato il giro e mi sono portata col filo ad uscire dalle prime tre rocaie dell'angolo. Una delle quali del picco che ho inserito, del picco di 3 del trittico che ho inserito adesso. Quindi saltiamo la 150 centrale, rientriamo nelle 3 rocaille 150 successive, in questo modo, saltando la perlina centrale. Tirando bene il filo si andrà a definire l'angolo. Poi ci portiamo entrando nelle deliche successive. Ci portiamo col filo ad uscire dalla 110 che abbiamo inserito nel giro precedente ed inseriamo la decorazione. Quindi 2 110, un cipollotto 2x3 mm ed altri 2 110 ed entriamo direttamente nella 110 più sporgente, nella rocaille 110 più sporgente ed abbiamo la nostra piccola decorazione laterale. Allora, arrivati a questo punto, manca l'ultimo lato della decorazione e andremo a realizzare la decorazione e allo stesso tempo incollare i moduli tra di essi. Quindi vi mostro come fare. Allora, siamo usciti dalla 110 che ho inserito tra le due deliche e inseriamo una 110 e poi sempre aspettando il lato del modulo, inseriamo l'ago nella una delle 110 nel cipollotto e nell'altra 110 centrali del modulo successivo. Quindi in questo modo. Vedete? Sono entrata nella 110, nel cipollotto e nella 110 centrali, saltando la 110 tra le deliche, la prima 110 e sono entrata nella terza, cipollotto e 110. E allo stesso modo dall'altra parte inserisco una 110 e entro nella 110 successiva, in questo modo, in modo che i moduli siano saldati tra di essi tramite il cipollotto e 2110. A questo punto inserisco sul lago 3150, giro il lavoro per questione di comodità e rientro nella 110 nel cipollotto nelle 110 successive in questo modo. Poi di nuovo entro nelle due 110 finali dall'altra parte e di nuovo inserisco sul lago
3110, giro il lavoro, tiro bene il filo e di nuovo rientro nelle 110, poi nelle 110 cipollotto centrale. Ed ho collegato i moduli del bracciale. Vedete? In questo modo, tipo come un segno infinito. Io poi rientro nelle deliche, nelle perline e stringo bene il lavoro ripassando più volte nelle 110. Un'altra cosa importante che vi voglio far notare, finale, è che alla fine lavorazione io giro il lavoro, quindi la parte frontale del bracciale sarà questa, per un semplice motivo. Come notate, nella parte centrale del modulo al centro ho inserito delle 15.0 per due motivi. Uno è un fatto estetico e un secondo è per un fatto anche di utilità, perché siccome odio quando nelle lavorazioni si nota il filo, la 15.0 andrà ad abbellire il modulo, ma ad anche a coprire, vedete, il filo che va a collegare le super duo. Quindi questa è la parte frontale del bracciale, perché è la parte estetica più bella. Bene, a questo punto penso di aver finito di mostrarvi il tutorial e spero che sia tutto chiaro e che vi sia piaciuto. E se avete domande sono a vostra disposizione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!